Se mi vedete fare in un'altra copertina di video, abbattetemi. Salve carissimi, io sono la Francesca, benvenuti in un mio nuovo wrap-up. Oggi siamo al wrap-up di giugno. A giugno ho letto un bel po' di cosette, molto varie, devo dire. Qualche audiolibro, saggi, fumetti, fantasy, fantascienza, un po' di tutto, ecco. Romance, young adult, contemporary, qualunque cosa. E devo dire che ho avuto dei libri belli, alcune delusioni però, un libro bellissimo, ve ne ho già parlato sul canale, quindi vabbè. E niente, quindi cominciamo subito. Il primo libro che ho letto è stato Aurora Zend di Amy Kaufman e J. Kristoff, ovvero il terzo e ultimo libro della trilogia di Aurora Rising, iniziata appunto con Aurora Rising, e che è una serie di fantascienza young adult dove abbiamo questo gruppo di raccattati che devono salvare l'universo, ecco, molto semplice. Se vi piace il Guardiani della Galassia, ecco, siamo lì, diciamo, sul tono, le dinamiche, eccetera. Allora, io devo dire che non avevo grandi aspettative, anzi, perché nonostante comunque la serie di Lumine sia una delle mie preferite, Aurora Rising è un'altra cosa, ecco. Non so se sono cresciuta io o non lo so, comunque sia, non è mai stata tra le mie preferite, ecco, questa serie. Quindi, appunto, non avevo aspettative altissime, però devo dire che non è stato male, ecco. Ci sono alcune criticità che ho ritrovato anche negli altri libri della serie, però tutto sommato non è andata malissimo. Mi è piaciuto perché comunque c'è un senso di urgenza e della gran azione in tutto il libro. Non c'è mai, diciamo, un momento morto. Diciamo che è un finale, come piacciono a me, nel senso che c'è proprio questo senso appunto di urgenza, di pericolo incombente, e quindi da quel punto di vista mi è piaciuto, ecco. Perché solitamente in molte serie, fantasy, fantascienza, ti fanno sentire questo oddio pericolo, dobbiamo sconfiggere il cattivone per 34 libri, poi arrivi al finale ed è una scoreggina. Quindi questo devo dire che mi è sembrato tutto una grande battaglia finale, quindi mi è piaciuto. E sicuramente come gli altri libri della serie non ti annoia, nel senso che succede sempre qualcosa, è sempre molto veloce, scattante, quindi ecco, da quel punto di vista lì niente da dire. Il problema arriva un po' su tutto il resto, come dire, nel senso che abbiamo sempre la solita, diciamo, ironia che non fa ridere, dopo un po' non fa ridere, e personaggi che sono delle macchiette, delle pozzangherelle, e soprattutto relazioni che sono delle pozzanghere come profondità. Ogni personaggio deve essere accoppiato. Ogni personaggio deve avere fidanzato, fidanzata, quel cavolo che è. Ci sono delle coppie che veramente non capisci perché esistono, che si formano fuori dalla pagina, non te lo fanno neanche vedere, e quindi non vedi conoscersi queste persone, non vedi, non capisci, cioè, ti mettono magari al massimo una scena e improvvisamente amore della vita, e dici, boh, ma perché? Non sento la chimica, non sento, boh, non sento niente, e poi non mi sembra il caso di concentrarsi appunto sui drammi amorosi in un momento di morte incombente. Ok, ci sono dei momenti in cui viene detto a delle coppiette, scusate, ma vi sembra il momento? E direi anche perché non è il momento assolutamente, me li ha fatti solo odiare ancora di più, cioè ti metti a limonare quando abbiamo i tempi, cioè i minuti contati, veramente stiamo per esplodere e tu ti metti lì a limonare, no. Quindi ecco, non è una serie da buttare secondo me, perché comunque se volete qualcosa di divertente, che vi ricordi un po' appunto i Guardiani della Galassia, che vi ricordi un botto di roba, perché qua mi sembra ogni cosa, mi sembra già vista. Però ecco, se siete nuovi con la fantascienza, appunto, se volete qualcosa di divertente, di leggero, boh, ci sta, dai, non è da buttare, però ecco, niente. Poi ho ascoltato in audiolibro Felix Ever After di Kacen Callender, che mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Questo è uno young adult contemporary, quindi tranquillissimo, ambientato nella nostra contemporaneità. Un po' romanzo di formazione, ecco, diciamo. Si incentra sul personaggio di Felix, il nostro protagonista, che si chiama Felix Love di cognome, però non si è mai innamorato, appunto. Lui ha questo grillo nella testa che dice: ma come mai non ti sei mai innamorato? Ma com'è? Io voglio innamorarmi, voglio vivere questa grande storia d'amore, eccetera. Appunto, un'immagine dell'amore molto chiara nella sua mente, nel senso quella che si vede nei film, nei libri, eccetera. Però appunto non ha mai avuto, diciamo, un innamoramento vero per qualcuno, e questa cosa gli pesa un po'. E la nostra storia, diciamo, che inizia quando il nostro protagonista ha un grande shock, un grande shock, perché lui è un ragazzo trans,
però nella sua nuova scuola diciamo che non lo dice a tutti, ecco, lui ha un po' imparato a rimanere nell'ombra perché si è sempre sentito un po' troppo, gli altri l'hanno fatto sempre sentire troppo, come se lui volesse sbandierare la sua identità a tutti i venti perché lui è trans, è queer e anche un ragazzo di colore, quindi lui si sente ogni volta appunto di troppo, come se il suo stesso solo esistere fosse un fastidio per gli altri. E quindi appunto evita di dirlo, ecco, perché appunto vuole scomparire, ecco, lui non gli piace essere al centro dell'attenzione e quindi anche solo il esistere per lui è fonte di vergogna, ecco, quasi. E quindi appunto a scuola, a parte i suoi amici, non lo sa nessuno. Però cosa succede? Che una mattina trova attaccato al suo armadietto tutte le sue foto di lui da piccolo. E anche il suo dead name, cioè il suo, diciamo, nome che ha lasciato dietro, il suo nome con cui, che gli hanno dato i genitori, ecco, alla nascita. E per lui appunto questo ovviamente lo scuote tantissimo e quindi decide di capire chi è stata questa persona, perché po in pochi lo sapevano questa cosa che lui fosse trans e in pochi, e in pochissimi, avevano accesso a tutte quelle foto di lui da piccolo. E quindi comincia questo, diciamo, a indagare e soprattutto lui ha un sospetto di una persona che gli sta molto antipatica con cui appunto comincerà a parlare e da qua si sviluppa la nostra trama. E questo libro appunto, come vi dicevo, mi è piaciuto tantissimo perché secondo me riesce a trattare di tantissime tematiche molto importanti, molto interessanti in maniera equilibrata e in maniera proprio non superficiale, cioè tutte le tematiche le riesce a trattare benissimo secondo me. Partire da appunto l'identità, perché appunto come dicevo, Felix è una persona che si vergogna quasi della sua identità, che non vuole renderla trasparente, cioè non vuole essere appunto trasparente con gli altri, appunto questa paura di risultare troppo e quindi deve imparare a diciamo non avere paura del giudizio degli altri e che la sua sola esistenza non deve essere un fastidio per gli altri, se lo è il problema non è lui ma gli altri e appunto anche capire la sua stessa identità e chi è veramente. C'è molta esplorazione del concetto di genere, del suo concetto di genere e questo mi è piaciuto tanto perché io non ne so tanto di questi argomenti e appunto questo libro mi ha stimolato molto la curiosità di scoprire di più, cosa che è la prima cosa che mi porta a leggere appunto questa curiosità nel conoscere altri punti di vista, altre storie diverse dalle mie e quindi da questo punto di vista veramente molto bello, mi ha fatto capire molte molte cose e poi parla appunto anche appunto ovviamente di discriminazione, razzismo, non solo da persone che sono apertamente appunto razziste così, ma anche da persone che penseresti sono tue alleate, anche da stesse persone non bianche oppure persone che fanno parte della comunità LGBT, quindi persone che magari uno pensa sono miei alleati, invece no, c'è sempre queste discriminazioni anche interne e quindi anche questa esplorazione è stata molto molto interessante, non è una cosa che si vede spesso e non è mai mostrata come bianco e nero, ecco, diciamo che c'è sempre spazio per la crescita, appunto soprattutto perché si parla di ragazzini. Quindi si parla di persone che appunto devono crescere, imparare. E poi mi è piaciuta anche tanto l'esplorazione di un concetto di amore molto dolce, molto profondo, però diverso da quello che magari si vede da libri, film, eccetera. E mi è piaciuto tanto anche che la trama, diciamo, avesse una svolta che non mi aspettavo. Ecco, pensavo se andasse tranquilli coi binari del treno verso una direzione, invece mi ha stupito, devo dire. E poi comunque anche questa cosa del mistero di chi è stato a tradire Felix ti tiene comunque con l'attenzione alta perché vuoi appunto capire chi è, perché conosciamo tanti amici di Felix e comincia ad avere sospetti per tutti. E quindi appunto se volete un libro del genere, se vi ispirava già prima, ve lo consiglio tanto perché è molto bello. Comunque appunto c'è su Storytel in inglese, l'inglese è molto semplice appunto perché è un inglese molto colloquiale, molto giovane e moderno, quindi se volete provare a leggere in inglese potete anche iniziare da qui, però esiste la traduzione, quindi non so, fate voi. Poi ho ascoltato l'audiolibro di Written in Stars, che purtroppo
non mi è piaciuto e se non avessi ascoltato l'audiolibro non so se l'avrei finito sinceramente. Di cosa si tratta? È un romance che racconta di queste nostre due protagoniste che hanno un primo incontro, un primo appuntamento abbastanza disastroso, ma nonostante questo decidono di fingere di stare insieme, quindi normalissimo fake date, quindi il cliché del fatto che devono far finta di stare insieme per motivi, ognuno ha i suoi motivi, ecco. Però, boh, non mi è piaciuto, diciamo che se devo dargli qualche plus, diciamo che le due protagoniste sono carine, ecco, nel senso che sono molto diverse, quindi è stato bello vedere come si scontrassero, perché infatti una è fissata con l'astrologia, questo proprio sito di astrologia, l'applicazione, è proprio un'esperta, mentre l'altra è una persona molto più rigorosa, rigida, fissata con i numeri, con l'ordine, quindi è sempre bello vedere uno scontrarsi di personalità. Però non lo so, sinceramente, per il resto proprio non mi ha preso. Sarà che io con i romance sono un po' più schizzinosa, ecco, nel senso che ci sono alcuni che mi piacciono tantissimo, altri che per la maggior parte non mi piacciono, cioè ne leggo uno ogni 6 mesi, quindi ecco, faccio un po' di fatica. Però non lo so, non mi è piaciuto. Dalla prima pagina viene detto che c'è la scintilla, ma cioè non me lo puoi dire. Ogni 3 secondi viene detto che c'è una scintilla, che c'è sta scintilla. Ma io non la sento sta scintilla, non la vedo, non la percepisco proprio, zero, cioè mi puoi dire che la trovi bellissima, però boh, non lo sento, non l'ho sentita, ecco. In più non c'è, non ho sentito neanche la problematica, la tensione, perché sono già presissime dall'inizio, anche quando cominciano a far finta di stare insieme, cioè al massimo 2 capitoli in cui fanno finta e poi dicono mamma sai che ci piacciamo veramente, stiamo insieme, e quindi è troppo veloce questo sviluppo di coppia, è molto raccontato e non mostrato, e poi boh, c'è il solita problematica messa alla fine per fare un po' di mossa. Non mi ha lasciato niente questo libro, non è da buttare, ovviamente se volete un libro, un romance un po' diverso dagli altri, questo comunque lo è perché è rappresentazione sapfica, mai, mi raccomando. Però ecco, a parte quello, boh. Non lo so, non è molto speciale, non mi ha dato niente, quindi non so se lo consiglio, però vabbè. Poi abbiamo Rendezvous di Daphne du Maurier. Rendezvous, scusate. Daphne du Maurier non è una delle mie attrici preferite, l'autrice di Rebecca, ve l'ho già detto 47 volte, comunque sto piano piano recuperando un po' tutti i suoi libri, ci sto provando, e lei ha scritto tantissime storie. Questa è la mia terza raccolta di racconti che leggo di lei, e questa mi è piaciuta un po' di più del punto di rottura, ma meno degli uccelli, altri racconti, che quello mi sa che sarà abbastanza insuperabile. Comunque sia, sono tante storie molto diverse tra loro che, diciamo, come filo conduttore, boh, direi, beh, lo stile di scrittura bellissimo, super atmosferico, e poi anche questa sensazione sempre di un po' disagio, capito? Non è proprio, non è horror per niente, è un po' suspense, capito? Beh, se avete letto Rebecca lo sapete, perché lei non va mai nell'esplicitamente horror, nello esplicitamente spaventoso, così. Però c'è sempre quella sensazione di brividino, di disagio, sempre. E questo c'è, cioè, anche un po' di sovrannaturale, alcuni cenni, detto, non sai se è un qualcosa di sovrannaturale o no. E niente, mi è piaciuta molto, devo dire. Ho alcune storie preferite, ovviamente. Se volete saperne di più, vi dico di andare su Goodreads perché ho nominato proprio i miei racconti preferiti e perché, con proprio una righina. Però sì, ecco, questo devo dire carino. Se vi piace Daphne du Maurier, ve lo consiglio. O se volete qualcosa un po' per l'autunno, per avere quel brividino di spavento, ecco, questo ve lo consiglio. Poi ho ascoltato un altro audiolibro, ovvero La ballata dell'usignolo e del serpente di Susan Collins, che sì, non l'avevo ancora letto, vabbè, lasciamo perdere. Devo dirvi di cosa parla, vabbè, è il prequel di Hunger Games, che parla del presidente Snow e di un Hunger Games in particolare in cui lui fece da mentore a una persona, ecco, vabbè. Lo sapete tanto, cioè non è che comunque sia. Perché lo legge adesso Francesca? Ecco, allora, innanzitutto non avevo sentito delle gran recensioni e in più non volevo spendere 20 euro per questo libro, però l'ho trovato su Storytel in italiano, quindi ho detto, oh, Storytel non mi sta pagando, ve lo giuro, però vabbè. E quindi ho detto, bah, ascoltiamocelo, anche perché è stata confermata l'uscita del film, lo stanno girando adesso, quindi
ho detto quale occasione migliore se non adesso, così poi tra un anno e mezzo, quando uscirà il film, me lo sarò completamente dimenticato, ma va bene così. Comunque sia, io devo dire che questo libro mi è piaciuto. È un libro difficile da inquadrare, soprattutto mentre lo leggi, vi giuro che non avevo idea di cosa pensare mentre lo stavo leggendo, un po' perché ero sconvolta dal fatto di essere tornata nel mondo degli Hunger Games, perché dalla prima volta che li avevo letti nel 2013 non li avevo mai riletti, quindi all'inizio ogni volta che sentivo gli Hunger Games dicevo perché sta citando Hunger Games? E invece cioè, è proprio un libro degli Hunger Games, Francesca, quindi un attimo rinquadriamoci, quindi un attimo quel momento di shock. E poi appunto è un libro molto difficile da inquadrare, molto diverso dagli altri libri di Susan Collins, però devo dire che arrivata alla fine, avendoci ragionato un po', mi è piaciuto tanto, perché la struttura ecco, è un po' particolare, perché abbiamo degli Hunger Games molto squallidi, ma devo dire che ci sta che fossero squallidi, perché appunto erano agli inizi, mi è piaciuto comunque vedere come si sviluppano, come vengono in mente delle idee per cambiarlo, per farlo diventare diciamo, più simile agli Hunger Games che conosciamo noi, e tutti gli easter egg che ovviamente non ho colto tutti quanti, però spesso qualcosa lo sentivo, ecco, quindi questo mi è piaciuto anche. Però abbiamo poi una parte finale che è molto strana, molto particolare, però boh, secondo me ci sta, a me è piaciuta perché ti mette quel senso di inquietudine, sì, magari un po' di lentezza, sicuramente l'audiolibro mi ha aiutato, però a me è piaciuto. Anche l'esplorazione dei protagonisti, quindi beh, ovviamente non su tutti, ma anche Lucy Gray mi è piaciuta tanto. E all'inizio avevo un po' paura, perché non lo so, pensavo che ci avrebbe voluto far simpatizzare con Snow, che Lucy sarebbe stata usata in qualche maniera, che mi avrebbe fatto un po' rigirare gli occhi nelle orbite, ma così non è stato, devo dire. Lucy Gray rimane sempre un personaggio un po' ambiguo e secondo me Snow non è mai mostrato come un personaggio per cui avere della simpatia o della pena. Secondo me lui si vede bene che è sempre stato così, cioè non sempre proprio totalmente malvagio, diavolo della Tasmania, però si vede come poi potrebbe diventare così una persona. Non c'è stato un evento, un trauma che l'ha fatto diventare così, però lui parte già con la puzza sotto il naso, con questo grande senso di superiorità, che ogni cosa gli appartiene, anche l'amore che prova non è un amore sincero, puro, è proprio si vede che c'è del marcio, dello sporco sotto. Quindi a me è piaciuto. Poi non so, boh, vedremo. Poi vabbè, quando uscirà il film ovviamente non mi ricorderò niente, quindi non potrò neanche giudicarlo, ma va bene così. Poi ho letto un saggio, ovvero Spezzate di Jude Ellison, sai, di Doyle. Riccardo Ramirez della Rosa, entonces, vabbè. A questo saggio devo dire che mi è piaciuto molto 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 molto, perché si incentra su come vengono mostrate le donne attraverso i media. Io adoro studiare appunto i media, come funziona la narrazione nei media, e soprattutto appunto è interessantissimo vedere come avviene la narrazione della vita delle donne, delle azioni delle donne attraverso appunto questa lente. Mi è piaciuto tanto perché è anche un modo per capire come noi giudichiamo noi stesse e altre donne anche nella vita reale, come sentiamo di doverci comportare appunto come una lente. Ecco, secondo me è molto, molto abbastanza illuminante, ecco, se non avete mai ragionato su questi concetti, eccetera. A me è piaciuto tanto. E all'interno del libro vengono presentati anche molti, diciamo, casi studio. Si va da Maria Antonietta, Paris Hilton, Hillary Clinton, di tutto si vede. Ed è veramente interessante, veramente, anche per uno che comunque ci studia, ci lavora su queste cose. Mi ha fatto molto pensare perché effettivamente mettiamo uno standard diverso quando parliamo di celebrità donne e celebrità uomini. L'unica cosa è che questo libro è stato pubblicato nel 2016. E a parte appunto una postfazione, un'introduzione, si sente che mancano questi 6 anni, soprattutto quando si parla di Hillary Clinton, girl boss, vai ragazza, è la svolta. Quindi sì, io avrei voluto vedere questi ultimi anni perché le cose sono cambiate molto, cioè più o meno, beh, un po' in meglio anche con tutto la campagna, diciamo, Free Britney. Poi ovviamente beh, Hillary Clinton versus Donald Trump, che qua eravamo ancora nel mezzo di questo avvenimento, quindi appunto non c'è il senno di poi, diciamo. Quindi secondo me sarebbe interessante avere un dopo. Anche Amber Heard sarebbe veramente interessantissimo leggere di queste questioni. Però
quindi un po' mi è dispiaciuto, però ho imparato un sacco di cose che non sapevo su personaggi che conoscevo, personaggi che non conoscevo assolutamente, quindi veramente ve lo consiglio, se vi ispira questo tema, bello. Magari non sarà la cosa più sconvolgente e illuminata dell'esistenza femministica, indicibile, infattibile da leggere assolutamente, però a me è piaciuto. Poi, miracolo, ho concluso una serie e ho letto Gods and Monsters di Shelby Mourin, ovvero il terzo e ultimo libro della serie di Serpent and Dove. Non avevo grandi aspettative dopo Blood and Honey. Devo dire che è stato meglino di quello che mi aspettavo, perché non è un Blood and Honey, grazie al cielo. Però, devo dire che dopo Serpent and Dove questa serie non si riprende più. Purtroppo, se non sapete di cosa parla, è una serie fantasy young adult che parla, il primo libro almeno, del matrimonio combinato tra una strega e un cacciatore. Il cacciatore non sa che lei è una strega, quindi capito, ok, vabbè. Comunque sia, niente. Quest'ultimo libro, non so, non mi è piaciuto. C'è una prima parte che veramente è inutile. Ci sono un sacco di cose inutili che non mi sono piaciute. Tutta una parte a mermedia, poi c'è un trope che non mi piace per niente. Se avete letto lo sapete, ma io lo odio perché mi sa proprio di pigrizia, di voler riproporre la stessa brodaglia scaldata, di non so più che cavolo fare. Aveva funzionato nel primo, quindi rifacciamolo. Cioè, non lo so, proprio non mi piace per niente. Cioè, è il primo però sviluppato in 2 pagine, quindi proprio non mi è piaciuto. Comunque il trope proprio lo odio, quindi se qualunque serie lo metta io lo odio. A parte le cronache lunari. No, non c'è nelle cronache lunari, però vabbè, non importa. Però si è ripreso un po' nel finale, devo ammettere, anche se cioè, è stato comunque tenero, a questi personaggi in qualche modo mi sono affezionata, quindi mi è piaciuto, mi ha commosso anche come è stato scritto l'epilogo, eccetera. Però per il resto, boh, cattivi, insulsi che compaiono solo nell'ultima pagina, personaggi secondari, ne aggiungi degli altri, vai. Altri, altri, altri. Ovviamente mi ricordo tutti i personaggi dell'ultimo libro, perché non ne aggiungi altri 34? Cioè, io veramente Blood and Honey l'avevo letto a dicembre, non mi ricordavo una ceppa leppa. Cioè, ogni tanto dicevano: ma che fine ha fatto Armando? Oddio, ma è morto! Che cazzo è Armando? Chi è? Vabbè, comunque niente. Magari se volete una serie comunque tranquilla, romance. Non lo so, magari ve la consiglio in quel caso, però è di quelle proprio che si salva al pelo, proprio sufficienza al pelo, salvata più che altro dall'ultima parte di questo e da tutto Serpent and Dove, che per me rimane bello, cioè bello, trash bello. Poi abbiamo La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, che ho letto sempre su Storytel, e vi ripeto, Storytel non mi sta pagando, ma se volesse pagarmi, non. Vabbè, La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, che appunto c'è su Storytel, e non è un audiolibro, è proprio l'ebook, ci sono praticamente tutti i suoi libri e un sacco di fumetti, devo dire. Basta, basta, vi giuro che non mi hanno pagato. Vabbè, non importa. Io non avevo mai letto niente di Zero Calcare, avevo visto Strappare lungo i bordi come tutta Italia quando è uscita e mi era piaciuta tanto, però non avevo mai avuto l'occasione appunto di leggere qualcosa e quindi sono partita da qui che penso la sua prima pubblicazione, quello che tutti consigliano di leggere per appunto cominciare, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, veramente. Riprende molto da Strappare lunghi bordi, in parte, ecco, diciamo, è molto simile, però è qualcosa di diverso anche in contemporanea. E mi ha fatto sbragare da ridere, veramente ero sul treno che ridevo come una scema. Però non so cosa dire perché, cioè, Zero Calcare, è come se vi consigliassi tanto Il Signore degli Anelli, cioè, vabbè, non importa. Però sì, se volete qualcosa di leggero e divertente, cioè, leggero, come Strappare lunghi bordi parla anche di cose abbastanza pesanti, un po' che vengono fuori dal nulla, ma ci sono anche trattate in mezzo a queste vignette assolutamente esilaranti che ti fanno dire: ma questo sono io? Perché sì, Zero Calcare un po' tutti noi, cioè, ognuno ha qualcosa che lo rispecchia, ecco, nelle sue vignette. Io devo dire che mi sono rivista tanto soprattutto nella vignetta sul vortice del silenzio imbarazzato, che quindi appunto pur di non creare silenzio imbarazzato spari qualunque cavolata trovi, che io sono proprio una maestra, come potete facilmente capire. Io veramente odio il silenzio, quindi preferisco provare imbarazzo per le cavolate che avrò sparato dopo, più che passare lì la tortura di stare con un'altra persona in silenzio. Ma vabbè. E sicuramente leggerò altro di Zero Calcare, perché sono tutti lì su Storytel, che fai, te ne privi? No. E a proposito, se voi siete degli esperti, consigliatemi
dove andare da questo punto in poi, cioè dalla profezia dell'armadillo, cosa mi consigliate di leggere, non so, ditemi voi. E infine, La Devastazione, l'ultimo libro che ho concluso a giugno è stato La Repubblica del Drago di R.F. Kuang, che è il secondo libro della serie della Guerra dei Papaveri. Vi ho fatto tutto un reading vlog, ve ne ho parlato un po' meglio lì, quindi lì, se volete saperne molto di più, lì ne parlo a fondo. Comunque sia per dire due parole, allora questa è una serie fantasy militare, diciamo, per adulti, ambientato in una Cina fantasy. Mi è piaciuto tantissimo questo libro, veramente un sacco. Però non so più che cavolo dire perché allora dico sempre le stesse cose. È una storia che non si ferma mai, è una storia che prende la seconda parte della Guerra dei Papaveri e la moltiplica per 300, quindi se non vi è piaciuta la seconda parte della Guerra dei Papaveri probabilmente questo non vi piacerà, ma non so se esistete, quindi non lo so. Probabilmente invece vi piacerà questo libro. E niente, personaggi pazzeschi, soprattutto la protagonista. Guardate comunque i trigger warning se volete iniziare questa serie, perché sono tantissimi. Appunto, parlando di guerra, si parla delle peggio atrocità dell'uomo, però non è mai mostrato in maniera, diciamo, gratuita, così per scioccare, ma è appunto perché la tematica principale è appunto la guerra, le atrocità della guerra e soprattutto segna tantissimo il fatto che molte, se non tutte, di queste atrocità, che ovviamente tutte quelle che non comprendono l'uso di un dio mistico del Pantheon, sono ispirate alla realtà. Quindi nel primo libro abbiamo la guerra sino-giapponese, qua abbiamo più guerre civili, quindi si parla di colonialismo, eccetera, quindi è dura molto anche da quel punto di vista lì, perché è come uno specchio, ecco. Quindi niente, se avete voglia di cose più leggere in questo momento posso capire, però veramente una delle serie più belle che abbia mai letto, avendo anche letto, concluso l'ultimo libro, posso dire che è proprio una delle trilogie più belle che abbia mai letto. E niente, questo è tutto direi, me la sono cavata anche in un tempo decente, devo dire per i miei standard. Niente, ditemi se avete letto alcuni di questi libri, cosa ne pensate, ditemi che cosa avete letto a giugno. Appunto, spero vi sia piaciuto il mio video, se vi piace la mia faccia scrivetevi pure, se vi piacciono le cavolate che dico, ne dico molte di più su Instagram e Goodreads che come al solito sono in descrizione. E noi ci rivediamo alla prossima, bye bye!